Ciao ragazzi, benvenuti su Wifi Studio. Questa sera andiamo a presentare un DLC Cosmetics, Riches of the Mirrored City. Questo DLC presenta ovviamente degli abbellimenti cosmetici delle bande, adesso li andiamo a vedere tutti. Li ho presi io per voi, così poi potete vedere se è un acquisto che vi può piacere oppure no. A me piacciono questo genere di cose. Poi ovviamente se vorrete parleremo anche di altre cose. Allora, innanzitutto, perfetto. Ora mi vedete? Dove ce li ho i capelli, ragazzi? Vabbè, fa lo stesso. Sembra uscito, devo andare da un parrucchiere infinito, ragazzi. Altro che Shadespire, sono tutti chiusi. Allora. Andiamo a fare le cose importanti prima, però. Aspetta, mo adesso. Posso entrare da qualche parte? Fatemi vedere. Devo fare una cosa. E arrivo subito, eh. Bene. Cos'è questa cosa qua? Cos'è Oirad? Sono le cose buffe, non vi spaventate che. Però Oirad è diventata una roba strana, un uovo strano, e quindi adesso lo vedo, lo vado a cambiare magari un po'. Se lo trovo, eh. Eccolo qua. Allora, vediamo se ci azzecco con qualcosa. Ok. Ti ho fatto come personaggio di King of Fighter. Spero che ti piaccia. Allora. Uè, ciao Tolarian, come va? Tutto bene? Ottimo. Allora, queste cosine qua sotto sono, vabbè, delle cazzatine che si chiamano Stream Avatars e possono fare un sacco di cose buffe, tra i quali combattere tra di loro. Non siete qua per questo, però è una cosa molto bella e io adesso lo faccio subito, giusto per farvi vedere le potenzialità di questa stronzata, che è fantastica. Un battle royale che parte subito. Tanto io mi preparo con altre cose. E per esempio, posso anche togliere, per esempio. Vediamo un po'. Allora, la chat box la mettiamo un momento qua, ad esempio. Poi, altre cose che devo un attimo mettere meglio. Cosa c'è? Text. E la slideshow. Ecco, ora abbiamo fatto già un po' più di chiarezza. Intanto Bad Trip vedo che ci sta dando di brutto. E vince Bad Trip e vince questi gold. Bravo Bad Trip, bravo, bravo. Allora, andiamo a vedere la ciccia. Innanzitutto vi voglio dire una cosa. Voi qua non lo vedete, ma se loggate sul vostro Warhammer Underworlds Online, fino a poco, tipo fino al 10, fino all'8, cioè, scusate, fino al 12, no, non avete tanto tempo. Ma guardate, vediamo un po', no, lì sotto non viene scritto niente. Però ve lo scrivo in chat, ragazzi. Ok, così facciamo prima. Allora, ciao Nura, dovete riscattare una skin. Se ci andate ve lo dice, però ve lo voglio dire subito perché sennò la perdete. È una skin dei Magor che hanno regalato, quelli della Steel Sky, e dovete scrivere Murder Fist, così come l'ho scritto qua sotto qui,
Nella parte in basso a destra, vedi qua dove c'è scritto tieni, che c'è tutta la roba buffa, delle cose buffe che sto facendo, che stanno in mezzo alla minchia. Lì sotto potete riscattare il codice. Ecco, tolgo per un secondo. Vedete lì sotto? Inserisci riscatto codice. Lì dovete fare Murder Fist e poi cliccare su ottieni. Ok? Io l'ho già fatto e vi dà una bella skin. Più precisamente, andiamo su Personalizza Guerrieri. No, un po' di skin. The Murder Fist Tribe. Questa qua è gratis. Ok, molto bella, tutta nera. Direi molto molto carina, soprattutto perché è regalata, quindi... Però è a tempo, ragazzi, dovete farlo... Se non lo fate stasera, fatelo domani. Ecco, insomma, così almeno ce l'avete. E siete a posto. E questa qua è la prima cosa, questa non c'entra niente con il DLC. Ok? Allora, io direi, iniziamo da qua. Creiamo un nuovo mazzo così andiamo a vedere tutte e 10 le razze, perché per ognuna delle 10 razze, questo DLC aggiunge un qualcosa per personalizzarla e per distinguerla dalle altre. Iniziamo con il campione di Steelheart. Allora, qua intanto, per chi non lo sapesse, hanno fatto dei mazzi, molto molto carini perché gioca per la prima volta. Oltre allo starter che di solito fa cagare la minchia, c'è invece un mazzo più defensive o aggressive, come vedete. E qua sotto praticamente dice defensive, aspetta il nemico e poi lì lo prende a mazzata. Aggressive, noi invece sappiamo che loro, sebbene muovano di 3, ma non stiamo facendo ora l'analisi della banda, poi magari la faremo insieme un altro giorno, hanno la possibilità di spaccare la faccia a tutti. Detto questo, selezioniamone uno giusto per creare il tutto. Allora, estetica, ok? Quindi guerriero, obiettivi, eccetera, eccetera. Estetica. Champions Fortitude è la prima cosa che potete aggiungere alla vostra banda. Quest'iconcina è molto carina e la trovate solamente nella DLC dei Cosmetics. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa la trovate qua, sul titolo giocatore. Warriors of Sigmar. Warriors of Sigmar è una nomea che potete avere solo con questo DLC e sono due le cose. Vi ricordo che ci sono tre cose per ogni banda. Quindi, allora, fatemi condividere un attimo, scusate che mi sono dimenticato di condividere su una cosa e arrivo subito, ragazzi, scusate, eh. Allora, arrivo e continuiamo. Siamo qui. Ok. Mi ero fatto una piccola lista di cose, che sennò ce ne ho così tante che non, cioè, non so più che cosa mettere insieme. Allora, andiamo a vedere subito. Quindi abbiamo visto il ritratto del mazzo, questo che è solo di questo DLC. E il titolo del giocatore, Warriors of Sigmar. Ok, le mettiamo tutte e due, che intanto male non ci fa, e salviamo. Ok, andiamo indietro. A questo punto andiamo a vedere Personalizza Guerrieri. Personalizza Guerrieri ci dà le skin. Io ne ho un po'. Quella che trovate all'interno di questo DLC, secondo me, è particolarmente carina. È The Lions of Sigmar. Molto bella, questo viola a me piace davvero tanto. Ragazzi, partiamo dal presupposto che stiamo parlando di skin e di cosmetics. Quindi hanno tutti potrebbero non piacere, però cioè non tutti potrebbero piacere, scusate. Però a me, ecco, almeno quando li fai, falli belli, ecco, insomma, questi devo ammettere che sono molto molto carini e aiutano a differenziare molto. Quindi questo purple sul gold, secondo me sta veramente molto bene. Allora, gli altri due, se non mi ricordo male, The Anvils of the Elden Hammer, che non mi ricordo se è il DLC, quello che ci hanno regalato a chi aveva già il gioco prima, e poi di Astral Templars. Ve li faccio vedere comunque. Anvils of the Elden Hammer sono quelli neri, completamente neri. E
e Astral Templars sono quelli un po' crimson, se vogliamo, quindi porpora, bordeaux, porpora, ci sta. Comunque devo ammettere che Lions of Sigmar sono veramente belli e attualmente sono i miei preferiti, sono quelli del DLC. Ok, la prima banda è andata, andiamo a vedere la seconda, ne creiamo una da qua tanto. Come vedete poi dopo vi rimane, poi dopo vi faccio vedere. Allora, i Magor. Magor, creiamo un aggressive a caso. Ok, titolo giocatore Blood Legion. Blood Legion è il titolo giocatore che avete con questo DLC. E solo con questo DLC. Molto carino. Ritratto nel mazzo. Demonic Resilience, giusto? Vorrei dire una cavolata, ma... perché anche qui quando inizia a averne due o tre... vediamo un po'. Blood Legion. Beh, no, non lo scrivono. Deck Portrait 1, mi faccio sciacquo il culo con Deck Portrait 1. Comunque sì, è Demonic Resilience perché qua ci sono i personaggini. Quando inizia a giocare con la banda inizia a sbloccare i nomi dei personaggi per primi. Quindi Demonic Resilience è sicuramente quello che trovate nel DLC. E devo ammettere che è un disegno molto bello. Quindi anche questo è molto carino. Salviamo. Sì, va bene, quello che vuoi. Torniamo indietro. E andiamo a vedere la skin. La skin, anche qui. Ok, ammetto. Sì, sono un fanboy di Warhammer Underworlds Online. Ok, l'ho detto, lo ammetto. E va bene qua. Allora, la skin che trovate in questo DLC è Brazen Butchers. Quindi i macellai di bronzo. Ok, dottone. Allora, molto carina. Anche questa molto carina, ben colorata, differenzia un po'. È una bella skin comunque, ecco, insomma. Per il momento direi che hanno fatto comunque un buon lavoro. Perlomeno una skin degna di essere indossata. Le altre skin che ho... Allora, Murder Fist Tribe è quella che dicevamo prima, che avete tutti in regalo, quindi la potete andare a scaricare dal sito, cioè loggandovi semplicemente e inserendo Murder Fist, che è quella cosa che vi ho detto prima. Io ho anche Black Spikes, molto carina, però anche qui non so dirvi se è quella limitata o meno, non me lo ricordo, credo di sì, comunque credo che la prima sia quella. E poi ho Skullfiend Tribe, carina, caruccia, però preferisco le altre, devo essere sincero. E questa è molto bella, la mia preferita penso che sia Black Spikes, devo essere sincero. Murder Fist è bella comunque, nera su bianco, però Black Spikes è proprio tamarra, quindi direi che questa è quella che lascerei. Ecco, quello che volevo dire, poi dopo che vi rimane ovviamente, ma lo sapete, avete già il gioco, le skin vi rimangono, ok? Questi nomi che vedete sono i nomi dei mazzi prefatti. Andiamo alla terza banda. Le guardie dei sepolcri. Controllo obiettivi tutta la vita. The Invigorated Dead è molto molto bella, molto molto bella, spettrale, molto bella, illuminata al buio, diciamo, un po' una di quelle robe... Tamar che comprerei da Green Staff World, tipo la polverina che si illumina al buio, però mi piace molto. Io non faccio testo, ragazzi, cioè io vi dico quello che mi piace, ma sono un entusiasta del cazzo, mi piace quasi tutto. Quindi, però, vabbè, a me piace questa, ecco, insomma, se non vi piace, a me, ve lo dico. Titolo giocatore Legion of Nagash. Ok, ci sta, molto carino. Legion of Nagash, clean, direi. Andiamo a vedere la skin. Bello, questo mi piace. Personalizza guerrieri. Anche qui c'ho tot skin. Quale sarà quella giusta? Shade Glass Sentinels. Questa. Bella questa, però. Tutto un po' Shade Glass. Figata, mi piace. Mi piace questa. Con l'armatura fatta di cristallo dell'ombra. Cristallo di vetro d'ombra. Però non mi ricordo.
Peccato che le armi non ti si spacchino in faccia facendo più danni, però. L'idea è un po' quella. E mi piace moltissimo. Questo qua è bellissimo. Scattano tutti da lì. Allegri. Poi arriva la morte cicca. Bello, bello, ci piace. E via. Guardiano dei sepolcri. Molto, molto, molto belli. Questo scudo rubato ai vampiri, eh? Bellissimo qua. Le altre che ho sono la Night Legion, tutto un po' nero bruciacchiato, e White Bones. Carino, però Shade Glass Sentinel direi che è la mia preferita e me la tengo. E anche questo l'abbiamo fatto e siamo alla terza banda, andiamo alla banda del Warboss, i ragazzi di Iron School. Io ce l'ho il mio mazzo, quindi andiamo qua. Allora, modifica mazzo. Abbiamo la Wog. Wog è bello perché è intraducibile. Tutti i nomi tradotti in inglese, no? Tipo, versione italiana è Aspirante Capo, Brutale Mazzuto e dopo Legion of Nagash, no? Qua c'è Wog secco, quindi è tutto molto bello. Ritratto del mazzo è fantastico, già lo so perché l'ho visto, che Evin e Goodtime sono tutti e quattro. Veramente fantastico. Evin e Goodtime è bellissimo. Poi, andiamo a vedere la skin, che anche quella, ragazzi, mi pare che sia bellissima. Se non è quella, vi dico qual è quella bellissima che mi piace a me. Vuoi davvero scattare le modifiche? No, voglio salvare. Andiamo indietro. Bello, bello, bello. Personalizza. The Stone Skulls. Sì, mi sa che è questa. Ma che figata. Guarda questa che figata. Bella bianco osso. Con i fulmini rossi, proprio una figata. Questa me la tengo all'infinito. Che ne pensate? Che ne penso in ora? È una figata sta skin. Qui sono stra di parte perché, però mi viene voglia proprio di dipingerli così. E probabilmente lo farò perché ho in realtà un'altra banda che mi hanno regalato che devo dipingerla. Quindi magari la caccio nello Chantecler. Perché due sono già dipinti. Bravo, belli, però no. Me la dipingo io. E perché comunque almeno me li farei così, che sono veramente molto carine. Color rosso con questo rosso cremisi mi piace veramente tanto. Molto, molto, molto. Belli anche per Warcry se li vogliamo dipingere. Le altre skin che ho sono i Crypt Voids, che è sempre un po' il discorso del nero dello scuro. Blood Tufts, anche questa è una skin molto bella. Anche questa è molto bella. Io preferisco l'altra, quella bianca sul rosso. Però anche questa ammetto che è una bella skin. E poi gli Zedex Verdelez. Anche questa è bella, devo ammettere. Qui c'è un po' più di lumeggiatura. Lumeggiatura arancione. E non male, non male. Buoncutta è venuto bene. Direi ottimo. Ok, io direi che Stone Skulls comunque me la tengo. Anche perché non, magari non in molti si compreranno la DLC, quindi preferisco tenermi quelli della DLC se mi piacciono più degli altri, ecco. Se no mi tengo quelli che mi piacciono, tanto qua ce n'è un bel po'. Eh sì, bianco osso come Black Orc di Bloodborne, sì, esatto. Molto belli. Andiamo alla quarta banda. Scusate, eh. Bande di Magorò. Elimino questa. Quinta banda, Far Striders. Allora. Dread Pirate Roberts. Cos'è? Vabbè, sarà il creatore. Da boss, non lo voglio sentire. Ok, quindi creiamo. Allora, Shining Example è veramente carina, anche questa. Sono
Sono tutte un po' carine, anche perché in realtà sto continuando a dire, sono veramente carine perché sono un po' diverse dal solito, quantomeno. Quindi, come titolo giocatore, invece abbiamo Rangers of Sigmar, molto carino. Plain, but simple. È la stessa cosa, però. E andiamo a vedere la skin a questo punto. Allora, la skin è. Dove stai? First Red, The Lions of Sigmar. I leoni di Sigmar. Beh, sì, è sempre un po' il discorso viola. Dell'altro bello che il viola cambia pure qua il falchetto. Sì, mi piace. Non è che si sono inventati qualcosa di nuovo rispetto a Steelheart, però come mi piaceva Steelheart mi piacciono anche loro. Quindi poi alla fine questo viola mi piace. Secondo me un po' meno efficace con il bianco qua, non lo so. Viola e bianco, il bianco smorza un pochino, forse aver fatto oro anche a queste cose qua. Però magari sono io che sono troppo pacchiano, ma in realtà non credo, loro sono pacchianissimi, quindi comunque ci sta. Qua Joel andrebbe in brodo di giuggiole, vero nuragico? Allora, le altre due sono Anvils of Eldenhammer, che penso di preferire, devo essere sincero, e comunque il nero qua sta bene. Tra l'altro, guardare il dettaglio della cometa di Sigmar sullo spallaccio. E l'altro è il Clan Spittle. No, questo no. Questo qua è veramente pagliaccissimo. Ma si salva solo lui. No, questo non mi piace, direi. Invece questo sì, mi tengo questo. Lions of Sigmar era la versione inclusa nel DLC. La teniamo e poi dopo. Tanto non ci gioco mai più per strada, se devo essere sincero. Dovrei giochiarci un po', ma non ci gioco mai. Allora, andiamo a vedere la sesta banda, lo sciame di Spikeclaw. Objective Control Flex. A naso. Child of Pestilence. Carino, però non è che sono dei ratti della piaga. Quindi è un nome un po' a cazzo, secondo me, Child of Pestilence. Mi sono bloccato io? Ma come mi sono bloccato, Nura? Io mi vedo. C'ho l'altro computerino qua e mi vedo. Dimmi se mi vede ancora bloccato. Tanto io vado avanti. Allora, titolo del giocatore: Child of Pestilence. Ritratto del mazzo: Precise Use of Force, che è la carta questa. Però è figo lo stesso il disegno, dai. Quello sì. Nura, adesso però fammi sapere se mi sono sbloccato, che sono passati 10 secondi. Altrimenti mi fai preoccupare, dai. Allora, Precise Use of Force ce l'abbiamo qui. E salva sto mazzo. Dai. Quindi, ricapitolando, Child of Pestilence e Precise Use of Force sono le due i due cosmetics contenuti nel DLC. Uno per il ritratto del mazzo e l'altro per il titolo giocatore. Andiamo a vedere, ovviamente, le skin. Qua abbiamo Clan Septic. Clan Septic? Ma Clan Septic non era anche quella di prima? Sembra di averlo già detto da qualche parte. Clan Septic. Non vorrei dire una cavolata, ma. Ok. Bella. Bella. A me piace il viola sul bianco. Sì, mi piace, forse mi indubbia un pochino questo colore, un po' bronzo, però il mantello viola a me piace molto, viola e nero e bianco, piace moltissimo, piace anche il topolino sopra Krk, quasi fidato, che è strabello, e non mi ricordo se il topolino sta anche nella miniatura. Nura, tu ti ricordi mica qualcuno che gioca e che può scrivere in chat?
Si ricorda mica se c'è il topolino sopra Krk. Comunque, una bellissima skin. Andiamo a vedere le altre skin che ho, che sono The Veiled Skin. Tutto bianco, molto bella. Io questa non so se è una cosa che voi potete riprendere o non riprendere, ma in questo momento la preferisco. Questa a quella contenuta nella DLC. Mi piace. Un po' nero dorato bianco. Ecco, va un po' contro la lore il fatto che siano tutti albini, perché solo gli stregoni e gli stormvermi dovrebbero essere albini, se non mi ricordo male. Però, sti cazzi, siamo in Shadespire, insomma, alla fine tutto può essere. Oh sì, il pupazzo è quello giusto. No, oh, ciao, Azermatel. Non so cosa stai dicendo, pupazzo è quello giusto, ma... Allora, Astral Templars invece sono verdi, bello, bello l'occhio, bello rosso, eh? Ma anche negli altri c'è? No, negli altri non c'è. Scusa, eh? Negli altri c'è un occhio lattiginoso. In Astral Templars... beh, no, beh, allora Astral Templars mi sta vincendo adesso, con l'occhio rosso così. Occhio lattiginoso. Occhio lattiginoso, comunque carino. Ecco, questo verde ha più senso già con questo colore qua. Verde orpietra sbiadita. Ma bello l'occhio rosso così. Questo mi piace tantissimo. Quindi, tornando a noi, contenuto della DLC, questo, molto molto bello comunque. Anche se Astral Templars mi piace tanto di più, perché ha gli occhi rossi. Se questo avesse gli occhi rossi sarebbe perfetto. Però è strabello anche questo, oserei dire. Comunque, Andre, questa banda scava e non di nessun clan specifico, quindi i colori vanno bene qualsiasi. Sì, lo so, vanno bene tutti. Però devi scriverlo tutto attaccato, Lanz Battle Royale. Vanno bene qualsiasi, però comunque io mi ricordo che... Però non vorrei dire una cavolata, perché qua siamo in Age of Sigmar. Però una volta... I maghi avevano il pelo bianco, non i guerrieri. Qua i maghi non ce n'è, quindi correggetemi se sbaglio su questa cosa qua. E poi c'è da capire perché se scrive Azermas non va bene, ma se scrivo io sì, vediamo. Hai visto che avatar ti ho messo, Lanz? Ora poi cercherò di capire come farvelo fare anche a voi il Battle Royale. Vediamo come va questa Battle Royale. Ah, il pupazzo, intendevi quello! Ah! Ottimo, ottimo. Scusate, è che noi per pupazzi a Roma si dice anche miniature, si dice pupazzi, quindi ci sta anche quello. Allora, Nuragico sta facendo una brutta fine, ha fatto una brutta fine, anche Azermas però non è messo bene. E scoppia in un tripudio di micette. Clex of Spades. Sembra quello un po' più avvantaggiato, ma tra un po' arriveranno i medikit probabilmente. Vedremo se qualcuno sopravviverà meglio di altri. Tanto fanboy number one con la Jeep era bellissimo. E qua tra il mio studio e il mio bot. No, il mio bot! Mi sa che ha preso il medikit e ne prende anche un altro. E quindi va a vincere l'Extralance bot, il bot di Bloodborne. Che ci fa dire a tutti le statistiche. Allora, continuiamo invece con la nostra disamina. Siamo arrivati allo sciame di Spiteclaw e adesso andiamo alle spine della Briar Queen. Vediamo cosa si sono inventati qua. Objective Control, sì, Objective Control tutta la vita, oserei dire. OP, sì, assolutamente. Anzi, ora faccio un'altra cosa, così per puro ludibrio. Ne aggiungo altri a caso. Allora, così, perché posso e quindi lo faccio. Allora, Sudden Appearance, molto bella questa immagine qua, che è inclusa nel DLC sotto la voce Briar Zeth. Titolo giocatore, Phantasmal Horror. Quindi Phantasmal Horror, sì, bello, orrore fantasma, ci sta. Ok, aggiudicato.
Quindi, ritratto del mazzo, sudden appearance, titolo giocatore, Phantasmal Horror. Buono. Mazzo non salvato. Salvato. Perfetto. Andiamo a vedere la skin. Allora, la skin è Regal Wraiths. Ah, non è che ne avevo tante altre. Ok. Perché non ne avevo tante altre? Perché erano 6 le skin che erano uscite per chi aveva già il gioco. Comunque, allora, la base è quella classica. Regal Wraiths non è malissimo. Non è malissimo. C'è un po' da abituarsi a questo blu che è anche un po' viola, se vogliamo. È un blu incidente petroliera, secondo me. Ecco. Però non male. Peccato. C'è il rasp numero 1 che sembra... Cosa cazzo è questa qua? La maschera del Gabibbo? Cioè, vabbè, questo qua sarà per sempre il Cerasp Gabibbo. Così però, ok. C'è il rasp numero 2, sempre molto allegretto. E c'è il rasp numero 3. Bello. E poi altro c'è il rasp con la testa in mano. E la Briar Queen. No, vabbè, è carina. Questa skin ha un senso. È molto carina. È una valida alternativa alla skin base che troverete in tutte le partite di Warhammer Underworlds, perché c'è solo una. Le Briar Queen vengono usate spesso, quindi comunque una skin è anche un modo per differenziarsi un po' dagli altri. E in questo io è questo che apprezzo delle skin. Il gusto personale è anche un po' differenziarsi nei Mirror Match, che piacciono tanto a San Pitto, lo sappiamo. Ma non credo che San Pitto ci sta seguendo. Però lui è quello dei Mirror. Allora, direi che andiamo a scoprire gli Spezza Maledizioni di Stormsire, la banda ultima uscita. Aggressive, defensive, questo è sì bello, però no. Sigmar's Tempest, Tempesta di Sigmar, come titolo giocatore. E il Fenway Crystal, che è una carta fortissima del gioco. E qua l'artwork viene riportato come simbolo, direi molto giustamente. Mi piace molto. È un bel artwork. Quindi Fenway Crystal è il ritratto del mazzo che troverete adesso. E quello del giocatore, il Sigmar Tempest con questo DLC. Andiamo a vedere la skin. Mi ricordo sempre, devo salvare i mazzi. Andiamo a vedere, beh, anche qui ce n'è una sola. Lions of Sigmar. Ho come il dubbio che è la stessa versione viola che abbiamo visto per tutti i Sigmarine. Però vediamo come gli dona. Ma sì, anzi, ti dirò che anzi, molto più sacerdotale. Possiamo dirlo? A me non dispiace questa skin viola. Di loro sta molto bene. Non è la più fantastica che ho visto stasera, perché ne ho già viste tante di queste skin viola. Però loro tre sta particolarmente bene, perché sembrano dei sacerdoti. Quali sono? Perché usano comunque la magia di Sigmar, quindi alla fine sono un po' dei chierici, se vogliamo. Non sono dei preti di Sigmar. Preti di Sigmar forse esistono ancora nell'esercito dei sopravvissuti. Però l'idea è un po' quella, eh. Sono degli avatar, degli angeli, se vogliamo, di Sigmar, quindi buono. Sì, non mi dispiace. E poi anche qui è una banda molto molto forte. Anche Warhammer Underworlds Online ha mantenuto i suoi standard di forza, di potenza del mazzo, quindi ne vedrete sempre tanti di questi in giro. Io personalmente, se devo essere sincero, me la prenderei la schiena. Andiamo a vedere gli occhi di 9 Zinch Master Blaster. Disciple of Zinch è il nostro titolo giocatore. Come ritratto mazzo abbiamo bello Agents of Change, è bello, mi piace.
e andiamo subito a vedere le skin. Anche qui, essendo una mazza. Essendo una banda nuova, c'è sempre questo viola ricorrente. Vediamo un po'. Però il viola qua ci starebbe anche bene. Sì. Allora, da un lato fa un po' slanesh, però mi piace questa pelle, questo viola rosa, mi piace molto. Soprattutto il nostro amico Kcharik, molto bello. Blu, viola, mi piace. Qua l'orrore blu, viola, bello. Rosso, meno rosso. Vabbè, loro non potevano cambiare più di tanto, però un pochino cambiano. Li preferisco così, se devo essere sincero. Però tutto il resto della banda, ecco, a colpo d'occhio, bella, bellissima. Sì, no, a me piace di più rosa, devo essere sincero. Blu mi piace tantissimo, mi piacciono tutte e due, basta. Non ho forse un preferito qua. Quindi, ok, sì, lo approvo, questo mi piace comunque. Anche solo che per, come al solito, differenziarsi dagli altri. Anche se questa banda qua, di base, non è straforte, però ha il suo perché. E soprattutto con l'orrore, con Vortemis, ha veramente il suo perché. E anche con lui può raccontarne diverse. Allora, vedete come si cancella in freccia? Così. Andiamo a vedere l'ultima banda. Secondo me è una di quelle che ha la skin più bella. Io ho fatto vedere questa skin in anteprima oggi al Duardo, perché non ho resistito. E anzi, vediamo se riesco a consigliarvi il canale del Duardo, anche se lui non è online. Dovrei riuscire. Vediamo, eh. Sì, no, cannato. Proviamo il suo. Ne provo un altro veloce, poi dopo ve lo linko. No, mi sa che se non è online non puoi fare il so. Vabbè, sono le cose che si imparano facendole. Allora, fammi andare qua. Arrivo, ragazzi. Scusate, ma ci tengo, perché comunque il Duardo è nuovissimo, quindi per chi ancora non avesse messo un like ve lo consiglio caldamente. Allora, cosa ci abbiamo qua? I seguiti, giusto? Sì. Andiamo ancora più giù. Sì, ancora più giù. Arrivo subito, ragazzi. Tanto, scusate, mentre aspettate me faccio cazzate. Facciamone una più grande. Diamo il via ad un'altra Battle Royale. Stavolta con un sacco di robe aggiuntive. Allora. Grande fanboy number one, perché quando compare la stellina si può saltare con jump e se la prendi guadagni punti canale. Ah, ecco perché non era il Duardo. Duardo lo user. Mi piace questo ritorno, sono io che non ho tolto il volume. Allora, oh, il robot spawnato numero 7 ha vinto. Bene, vedete che i bot stasera dicono la loro, eh. Comunque, questo è il canale del Duardo, quindi se non l'avete ancora fatto andate nel,
nel suo canale, cliccategli un follow e dimostrategli tutto il nostro affetto. Allora, torniamo a Warhammer Underworlds Online e le lascio prescelte, che sono quelle che mi hanno fatto venire in mente Edoardo. Objective Control, non lo so, però sinceramente Squat on Objectives, sì però sì. Treasure Lust, non bellissimo questo disegno, devo essere sincero, potevano anche metterne uno un pochettino più carino, ecco, però sempre una cosa diversa da mettere. Titolo giocatore, Blazing Fury già mi piace di più. Stavolta mi ricordo di salvare. E la skin, ragazzi, secondo me vale tutto. Vale veramente tutto. Lascio a voi decidere se è vero o no. Guardate che figata, verde così. Con i riflessi gialli anche. Quindi comunque anche questa è una skin che mi viene voglia di dipingerla così sulle miniature. Dato che non le ho ancora dipinte, è una possibilità che io lo faccia. Guardate che belle che sono. Un verde veramente bello. Parte dal giallo a riflessi gialli. Molto bello. Mecha o Fuel. Fuel Grimir. Bella, che ne dite di questa? Vi piace? A me piace davvero tanto. Quindi, che dire, allora. Questi, e direi che abbiamo finito questa sera. Vi ricordo ancora la skin Murderfist da inserire. Da riscatto codice. Quindi qua inserisci riscatto codice ottieni. Appena loggate nel gioco. Qua cliccate su ottieni. Qui dentro scrivete Murderfist. E poi cliccate su ottieni. Ovviamente io l'ho già presa, quindi ci sto verificando il codice. Ero riscattato qua. Questo codice non può essere riscattato poiché possiedi già tutti gli articoli. Ok, fatelo anche voi prima che scada. Perché non so quando scade, ma se lo fate entro domani è meglio. Questo ve lo vorrei ricordare. Allora, ragazzi. C'è scritto qua quando scade. Il 13 aprile. Martedì 13 aprile. Martedì non è il 12? Vorrei dire una cazzata, ma venerdì 9 aprile. Se fosse vero, quelli della Steel Sky veramente sono ai livelli della Cyanide. No, in realtà sono io ai livelli della Cyanide. Lunedì 12, martedì 13. È che il contratto mi parte il 12, e quindi niente, pensavo fosse martedì, invece no. Va bene, quindi martedì 13 aprile scade, quindi entro lunedì andate a riscattare Murderfist, mi raccomando, ok? Allora, ragazzi, io direi che per questa sera Warhammer Underworlds Online la presentazione è finita. Questo DLC costa $4,99. Vale la pena? Sì, se vi piacciono le skin. Se non me ne frega niente delle skin e non mi interessa fare mirror uguali o comunque non vi piacciono né le skin né i cosmetics, è ovvio che questo non è un prodotto che fa per voi, perché comunque $5 non sono tanti, ma sono sempre più di zero. Quindi se per uno è un valore a zero, se invece a voi piace Warhammer Online e vi piace personalizzare le vostre bande, direi che tutto sommato è un buon DLC. A me è piaciuto molto e mi fa piacere averlo, devo essere sincero. Quindi io lo consiglio, ma non mi state a ascoltare che io sono un fanboy di Warhammer Underworlds Online. Io poi sono un entusiasta, comprerei tutto. Però ve lo dico, se c'è qualcosa che non mi piace, no, no. Invece questo DLC a me piace molto, cioè le skin sono molto belle. Poi andremo a vedere cosa uscirà quando usciranno le nuove bande, ma direi che per questa sera la nostra disanima del gioco finisce qui. Io vi rimando, vorrei cercare di fare un appuntamento settimanale e quindi poi dopo andremo a vedere se riusciamo a farlo, se riusciamo a tirarlo via. Allora facciamo direi
un'ultima battle royale in qualche modo. Vado a cancellare un po' di gente che ho spawnato a caso, così la facciamo tra di noi la battle royale e poi facciamo un raid e ci salutiamo. Voi comunque cosa ne pensate? Scrivete qualcosa in chat, ragazzi. Se non state lurkando, scrivetemi qualcosa in chat e ditemi cosa ne pensate di questa DLC, anche se non vi è piaciuta. O se no, che cosa vi è piaciuto di più? E in generale, che cosa invece vi è piaciuto di meno? E se comprereste questa DLC, o se non la comprereste, se la consigliereste a qualcuno che sapete che gioca. Qua Azermas è partito alla grande, lo vedo con tanti punti vita. Wolfie Studio però si va a curare. Bad Trip purtroppo non ce la può fare in questo modo, scoppia il truppo di micette e sono scoppiato anch'io, quindi rimane Azermas contro Streamlabs. Vedi che anche Azermas è overpower, già la seconda volta che vince, io te lo, non te lo voglio dire, fa pure la faccina. Bene. E poi scopriremo questo gold. Che cos'è? Ma secondo me sono punti canale, Azermas. Solo che non so se tu ce li hai, punti canale. Quindi. Bene, ragazzi. Allora, detto questo, se non volete scrivermi in chat, io direi che vado con il raid. E cosa fate? Li dà? Ma perché Vegeta per forza? No, no. In realtà dovreste avere voi, ragazzi, io ve lo dico. Vediamo un po' se qua sotto c'è qualcosa. Allora, vediamo un po'. Dovreste avere qualche. Volevo vedere se qua sotto c'erano. Comunque, dovreste avere lì sotto un bottoncino che vi consente di personalizzare il vostro avatar. Per ora li sto lasciando tutti free, devo essere sincero. Però, per esempio, Pippo, tu che cosa vorresti come avatar? Un qualcosa di buffo, come si chiama? Ragazzi, gioco di guerra in cui si spara, vabbè. Ci siamo capiti, o altrimenti qualcosa di Dragon Ball. Ok, poi dopo vado a vedere i punti gold, cosa servono, perché probabilmente servono per personalizzare il proprio avatar, secondo me. Allora, Pippo, vediamo. Perché gli ho fatto una domanda a Lanzo? Perché ho fatto una domanda a Pippo? Che adesso si sta barbalberizzando. Io non so che cosa ho qua, Pippo. Tu dimmi che cosa vorresti. Io cerco di fare una cosa più adeguata possibile. Perché poi posso scaricarne anche altri. Metal Slug, ecco. Personaggino di Metal Slug. Krillin di Dragon Ball, non so se ce l'ho. Vediamo. Vediamo. Lo cerchiamo. Guardalo lì. Guardalo lì. Il carrello. Tolo lì. Un formaggio con Krillin. E quindi c'è anche Krillin. A questo punto bisogna rilanciare un'ultima battle royale, ragazzi, perché ho cambiato degli avatar. E dopo facciamo.
E poi dopo andiamo a fare il ride. Sto divertendo come uno scemo questa cosa. Già inizia a prendere mazzate. Riusciranno i nostri eroi a battere i bot? Aia, Streamlabs si è potenziato. Uave dagu risu kuanata. Andiamo. Aia, 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 Azermas. Attenzione. È rimasto fanboy number one contro Streamlabs. Direi che forse ce la fa. Guarda il carretto che va più veloce. Guarda, guarda. Ce la fa. L'ha preso, l'ha preso. Prende il primo, prende il secondo. E vince fanboy number one, oserei dire. Attenzione però perché... no, sì. Vince fanboy number one. Con la sua jeepetta che va più veloce del camion. E via. Grande Battrip, io spero che vi siate divertiti questa sera, ragazzi. Cercherò di migliorare anche questa cosa di Stream Elements per farvi avere un pochettino più di divertimento. Allora, io volevo andare a vedere quale canale poteva essere online. Allora, ecco, vorrei mandarvi su Dungeoncast TV perché stasera, se non mi ricordo male, fanno tipo un no, Amazon Pro è contro per i retailer. Non credo che vi possa interessare tantissimo, forse quello. Andiamo a trovare il nostro amico Blood Manor Games che c'era venuto a trovare ieri, dai. Che stanno giocando appunto a giochi di ruolo. E quindi, come vi ho detto ieri sera, che era un po' dark, mi è caduto qualcosa. Spero che non si sia rotto nulla. Fa lo stesso, lo scopriremo. Andiamo da lui allora. Blood Manor Games, direi di sì. Facciamo un bel raid e lo andiamo a salutare. Blood. Finalmente un'altra persona che si chiama come il suo canale, perché mi sentivo un po' l'unico. Non so perché mi è venuto di chiamarmi come Wifi Studio. Sarà perché ho creato questo canale proprio con l'idea di fare qualcosa per il mio canale. Quindi in realtà ho detto lo chiamo come il mio canale, cioè l'ho aperto con un obiettivo, far divertire voi, creare contenuti, però col nome di Wifi Studio, quindi dai, sono contento. Bene ragazzi, allora grazie per essere stati in mia compagnia, spero che vi siano piaciute le skin che avete visto. Nei prossimi giorni cercherò a Phil e soprattutto con chiunque me lo chieda di giocare con voi a Warhammer Underworlds Online e anche per insegnarvi un po' di deck building, quelle cose lì. Buona serata, buon divertimento e noi ci vediamo Blood Manor Games adesso. Ciao ragazzi, ciao ciao!